Buongiorno amici, 17 novembre ed oggi ci attende un'esperienza stupenda. Dal nome Camminito del Re. Si parte da qua, si entra da qua, attraverso questo tunnel. Bisogna percorrere il primo chilometro e mezzo per arrivare al primo punto d'accoglienza. Dicono che sia uno dei più pericolosi al mondo e io voglio farlo. Andiamo. Ed eccoci tutti in fila. Armati del nostro caschetto e della tanta voglia di percorrere questo cammino. Siete pronti? Io sì, go, andiamo. Ed ecco che si parte, siamo pronti ad iniziare il cammino. Questo è stato ristrutturato nel 2015, prima era uno dei più pericolosi al mondo perché tutto era vecchio. La struttura era vecchia, era cadente ed era molto pericoloso. Dal 2015 risulta meno pericoloso, però è uno dei cammini classificato come da fare almeno una volta nella vita. Guardate come siamo alti, guardate che strapiombo! Wow, siamo appena all'inizio e già mi piace. Guardate che strapiombo! Wow! Riuscite a vedere sotto la passerella di legno, quel muretto? Quella era la strada vecchia. Quella è la strada vecchia, è la strada che si percorreva prima per fare questo cammino ed era senza protezioni, senza impalcature, senza nulla. Il Camminito del Re è stato infatti per anni considerato il più pericoloso al mondo. Attualmente è stata costruita la passerella di legno che consente di farlo in sicurezza. C'è anche la protezione, quindi si sta sicuri. Ma prima, chi lo ha fatto, prima della ristrutturazione del 2015, quando è stato riaperto, lo ha fatto in completo pericolo. Riuscite a vedere la differenza tra quello che era il percorso antico e questo qua nuovo, fatto con le assi di legno? Guardate com'era stretto, cioè guardate i miei piedi. E si camminava così, senza protezioni. A strapiombo! Siamo a 160 metri circa di altezza. Ed ecco il vecchio percorso, rotto ovviamente, che è stato causa di molti incidenti. Eccoci ora sul cosiddetto balcone che offre una veduta del sottosuolo. È impressionante, ragazzi, stare in piedi qua su questo pannello di vetro e vedere questo. Vorrei fare un saluto a mia mamma che mi ritiene una zingarella in giro per il mondo. E che viene a sapere sempre delle mie avventure solo una volta che le ho terminate, così come per il lancio del paracadute, gli dico che ho fatto una cosa solo una volta che l'ho portata a termine e che ne sono uscita incolume, così non gli viene il crepacuore. Quindi lei vorrà uccidermi quando lo saprà, perché immagino che in questo momento io sia in spiaggia alla Costa del Sol e invece sono qui a fare questo cammino. Nulla, mamma, lo so che posso anche avere 30 anni, per te sarò sempre la tua bambina, però purtroppo mi hai fatto un po' pazza, purtroppo per te, per fortuna per me, mi hai fatto un po' pazza e quindi io seguo il mio istinto e sono qua, tutto bene. Se ti arriverà questo video vuol dire che sono sopravvissuta. Un bacio, ti amo, mami. E sulle nostre teste ci sono i grifoni a tenerci compagnia. Quanti ne sono? Quanto sono grandi? Saranno almeno 2 metri. Riesco a vederli da qui e sembrano grandissimi. E sono altissimi. Ed eccomi giunta ad uno dei punti più belli di tutto il cammino. Si attraverserà il ponte sospeso sul rio.
l'acqua che sgorga dalla roccia crea una specie di cascata, guardate che bello, guardate che veduta. Go go, andiamo! Amici, un consiglio, se soffrite di vertigini o se siete un po' ansiosi, se siete appena stati mollati dal vostro ragazzo o dalla vostra ragazza e quindi siete in uno stato emotivo fragile, evitate di venire a percorrere questo cammino, il camminito del re, perché non farebbe al caso vostro. Riuscite a immaginarmi come era un tempo passare lì, su quella pedana sospesa nel vuoto, senza protezioni, senza nulla? Io non so se avrei avuto il coraggio di farlo, sono onesta. Guardate, qua in questo punto invece è crollato. No, amici, confermo, non so se avrei trovato il coraggio di oltrepassare il vuoto su questo strapiombo. Anche perché, per quanto mi piacciono le esperienze adrenaliniche, mi piace ancora di più preservare la mia vita e la mia incolumità. Ne ho solo una, non è che se va male dico vabbè, tanto riprovo, come al gioco di Pac-Man. Ed eccoci sotto. Guardate sotto, amici. Ed ecco anche l'arcobaleno. Guardate la particolarità della roccia. Vedete il vento come ha intagliato delle linee verticali lungo tutta la roccia. Ed eccomi qui, alla fine del percorso. Ho appena terminato il camminito del re e posso dire di aver realizzato un altro dei miei desideri. Ho inserito un'altra punessa nelle esperienze fatte, fra quelle da voler fare. Alla prossima, amici, e mi raccomando, non perdetevi questa esperienza perché ne vale la pena. Dall'Andalusia è tutto, qui da Malaga, dal Camminito del Re.